Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io Pia e Manuel, che è qui, non so se si vede, sì, siamo per fare un piccolo viaggetto, niente di che, stiamo andando ad Alessandria, però siccome sapete che la macchina è rotta e non possiamo andare con quella, andremo con il treno e quindi abbiamo deciso di portarvi insieme a noi. Adesso aspettiamo che arriva, così poi saliamo. Siamo sfatti perché abbiamo corso per arrivare, ci eravamo anche dimenticati le mascherine e quindi è un gran casino. Però diciamo che va tutto ok. Andiamo ad Alessandria per ritirare gli esami del sangue che hanno fatto i bambini. E boh, adesso aspettiamo il treno e partiamo. Siamo arrivati! Yeah! Questo qui è il pullman che ci ha portato, grazie pullman! Cioè sì, il treno ce la posso fare! Adesso Manuel prende il passeggino e scendiamo! Eccoci! Manuel, il mio figlio fortunato! Allora, se non veniva ce la facevo anche da sola, però per via dello sciopero è venuto con me. E qui c'è Pia. Wow! Ma io intendo di quei turboni. Yeah. Ah, via! Ah, quindi adesso stanno cambiando tutti. Vabbè. Niente. Tanto è che lì c'è lo scalino. Yeah. Grazie signore. Grazie a tutti. Grazie dei fiori. Ma... amore mio. Vuoi filmare tutto così? No, no. Guardate la pista ciclabile. È tutto un wii wii wii. Guardate che belli quei terrazzi e poi quello lassù è fantastico, sarebbe da chiudere con dei vetri. Ma veramente l'hai detto? Ma basta, no? Questa qui è la caserma dove Maurizio ha fatto il militare.
Lì c'è la questura. Lì è la pasticceria Zoccola, che è una la migliore come dolcetti, fa dei cannoli stupendi e è la migliore, penso, di Alessandria, ma non ne sono certa. Comunque è qui, veramente fa dei cannoli, ragazzi, che meravigliosi. E poi sopra c'è il palazzo dalle tapparelle blu. Allora, siamo arrivati, là c'è l'ospedale, là. Adesso stiamo attraversando, qui è un po' non pericoloso, ma ovviamente se ero da sola non potevo fare tutte queste riprese. Qui invece c'è un asilo, molto bello, è un giardino. Aspetta, aspetta che vado avanti. Aspetta, dobbiamo aspettare. Eccoci, Manuel che porta Pia, che si è addormentata, adesso ve la faccio vedere. Pia si è addormentata, è stato un tragitto abbastanza, vabbè, faticoso, no, però ho dovuto tenere Google Maps, quindi se no ci perdevamo. E niente, adesso siamo arrivati, facciamo quello che dobbiamo fare, poi usciamo e andremo a mangiare in un posto dove fanno il riso poké di qui. Andiamo lì. Sconvolti. Perché c'è la rotaia del cancello. Allora, adesso vi faccio vedere qui e dove dobbiamo andare a ritirare gli esami, non dentro l'ospedale, ma qui che è un poliambulatorio. E qui c'è Pia che sempre dorme. Oh, che mino. Micino! Secondo me era un dog. Secondo me è una pantera enorme. Vediamo se riusciamo a vederlo. Ciao Micio! Se ne va. Eccoci, noi siamo qua, Vivi e Vegeti. Qui c'è Pia. E boh. Andiamo, c'è un po' di fila. Molta, molta fila. Un sacco di fila. Speriamo bene. Ci vorrà un po'. Colazione. Perché gli esami non li danno fino alle 13. Yeah. Siamo arrivati a mangiare. Le zucchine, dopo che le ho viste, ispiravano anche a me. Piace? Tenta, tenta, ti do una mano? Ok. Posso mangiare un tanto io? Anch'io.
Pia, Pia. Capito? Così lo prendi tempo zio. Ciao Manuel. Che entusiasmo. E siamo tornati in stazione e abbiamo mangiato, era molto buono. E adesso aspettiamo l'ora X per prendere di nuovo il treno per tornare a casa. Allora, stiamo aspettando Manuel che è in bagno. Parlo vicino al microfono perché c'è il treno che fa rumore. Qui c'è Pia e qui c'è la stazione di Alessandria. Il nostro treno è al binario 8 e quindi adesso appena esce Manuel ci dirigiamo verso il binario. Attenzione, non lasciate custoditi i vostri bagagli. Dammi una mano. Tira su bene i piedini. Attenzione. Sembra una paperella. Vai. Saliamo. Salamo. No, no. Vuoi tenerti qui? Ok. Piano, eh? E
della serie. Ti pare che vada tutto liscio? Praticamente, adesso vi faccio vedere, siamo alla stazione, però siamo alla stazione di Acqui, perché quando siamo arrivati alla nostra stazione per scendere non si apriva la porta, non sono riuscita ad aprire la porta, quindi il treno dopo 5 minuti, ma neanche, dopo un minuto riparte e noi eravamo ancora sul treno, qui c'è Manuel, e quindi adesso aspettiamo mia sorella che viene in nostro soccorso. Oltretutto a me è anche venuto mal di pancia, così, tanto per aggiungere un po' di pepe alla situazione. Riusciranno i nostri eroi a tornare a casa? Chi lo sa? Pia? Ciao Pia!